Questa sera incontriamo Enzo Forniero, lo incontriamo nel suo studio rinnovato, una location prestigiosa, e in questo studio noi vogliamo parlare con lui di quello che del sodalizio Sotto il Cielo dei Capi, un'associazione culturale che è stata chiamata e voluta per invertire sul territorio la passione e l'amore per la cultura. Tutto questo passando attraverso incontri, dibattiti, manifestazioni, caffè letterari e due giornali, uno cartaceo e uno sul web. Tutti quanti parlano e hanno come propensione la cultura, fare cultura, portarla a disposizione dei cittadini del Caprino. Senza dimenticare che la cultura è una dimostrazione dell'intelligenza umana, una forma intelligente che bisogna perseguire per poter vivere in maniera libera. Cos'è che ho dimenticato di dire in questa introduzione, Presidente? No, ti ringrazio, Enzo, di questa possibilità che comunque mi hai dato nel poter, dopo 6 anni dalla nascita della nostra associazione e del nostro periodico Piazza Europa, esprimere quello che sono alcune considerazioni mie personali in merito, anche perché devo dirti che non l'ho mai fatto prima, nel senso che non mi sono mai in qualche modo, non ho mai potuto esprimere considerazioni in merito su quello che è l'estate e chi sarà, è stato un po' l'impegno della nostra associazione. Associazione che, come dicevi giustamente tu, è presente sul territorio caprinolese da 6 anni, presente quindi in modo incisivo, nel senso che abbiamo organizzato incontri, mostre, dibattiti con personaggi diciamo che sul panorama nazionale rappresentano nel loro settore sicuramente personalità importanti. Abbiamo dato sicuramente un contributo nel fare cultura, cultura con la C maiuscola, anche perché è sempre stato il nostro, io dico il nostro perché all'interno di questa associazione che ho l'onore di presiedere da ben 6 anni, oltre a un gruppo di persone che con noi collabora, dico nostro perché con te abbiamo condiviso appunto 6 anni, secondo me, di grande intensità sul piano culturale. Quindi ritengo che siano anni più che positivi, diciamo almeno dal mio punto di vista, anche dal punto di vista personale, è stato proprio, mi ha dato proprio un bagaglio culturale, ma non solo culturale, cioè di rapporti umani che si sono creati con le persone che in qualche modo abbiamo condiviso e che condivido con te, ho avuto modo di interloquire in questi anni. Quindi dal punto di vista umano, ripeto e sottolineo umano, perché è proprio l'aspetto che in qualche modo a me, ma poi non solo nella mia vita e attività professionale, però in qualche modo cerco sempre di, almeno pur con alti e bassi, ma cerco sempre in qualche modo di poter cogliere in qualsiasi forma che viene in qualche modo portata avanti dall'associazione. Io credo che siano stati anni intensi, positivi. Ritengo che lo stesso giornale che abbiamo da 6 anni, che tu anzi dirigi, abbia in qualche modo dato veramente dimostrazione di passi in avanti. Io mi ricordo il primo numero, che erano, se ti ricordi, erano quelle 4 pagine introdotte dall'allora sindaco di Brescia Paolo Corsini. Siamo arrivati alla 44esima edizione ed è stato sempre un crescendo non solo in termini di notizie, ma anche proprio di come in qualche modo è cresciuto questo nostro giornale. Quindi ritengo che sia un'esperienza che in qualche modo nel futuro potrà dare sicuramente ancora parecchio per la nostra cittadina.
Parecchio perché? Perché ritengo che alcune manifestazioni che in qualche modo abbiamo portato avanti, l'ultima, siamo arrivati alla quarta edizione del Carpi dell'Argento, veramente hanno dimostrato che in qualche modo sul territorio il fatto di voler premiare, riconoscere i propri cittadini e non solo, ma anche ci siamo aperti da un paio di edizioni anche all'esterno, sulla provincia, la regione, vedo che è una cosa che è molto sentita e quindi credo che stiamo andando avanti sulla via corretta. Un giorno hai detto, ho preso nota di questa frase, un giorno che abbiamo fatto una riunione io e te, ricordo, mi sono appuntato queste due righe, hai detto, per me i rapporti umani sono fondamentali. Le mie stagioni, la mia stagione più bella sono quelle che trascorro vicino a persone con le quali condivido obiettivi che hanno per unico fine quello di rimodellare la cittadina nella quale viviamo e che dobbiamo consegnare ai nostri figli e nipoti. Io l'ho segnata perché sono particolarmente sensibile alle persone che sanno essere generose nel linguaggio e soprattutto sincere anche nei momenti più difficili. Ma torniamo a noi. Il 2010 è stato un anno importante. È stato un anno importante perché sono state portate a termine dalla nostra associazione, dal nostro giornale, due manifestazioni sicuramente molto importanti. La prima è stata quella del 2 giugno, che è una manifestazione con la quale si sono voluti celebrare i primi 150 anni della nostra unità d'Italia, una unità nella quale a titolo personale e a titolo di gruppo della nostra associazione noi crediamo. È stata una manifestazione bella, sentita e soprattutto partecipata, anche per la qualità delle persone che ci hanno preso parte. L'ultima, l'hai ricordato tu prima, è stata la quarta edizione del Carpi d'Argento che ha riconosciuto le eccellenze della nostra cittadina. Però mi pare di capire dai tuoi discorsi, da quello che hai detto, che la prossima edizione, la quinta, potrebbe essere un'edizione internazionale. Beh, non ti sento, io credo che sia il caso per i nostri lettori di anticipare qualcosa, cioè... Ma allora, anticipare Enzo sai che... anche perché ritengo opportuno che all'interno del nostro gruppo c'è una commissione che in qualche modo deve lavorare e quindi svelare anticipazioni addirittura un anno prima mi sembra prematuro. Posso dire giustamente come hai detto tu che abbiamo avuto in queste prime quattro edizioni sempre un crescendo, quindi la quinta lo sarà ancora di più, questo senza ombra di dubbio. Anche perché lo sappiamo benissimo, questo lo sappiamo entrambi, che quando si decide, decidiamo di organizzare qualcosa, cerchiamo sempre di dare il meglio proprio nel bene della nostra associazione, ma per il bene anche della stessa cittadina, perché cultura, secondo me, purtroppo oggi ce n'è sempre meno e quindi il fatto di fare cultura credo che sia... una cosa che in qualche modo dobbiamo farla per noi, per i nostri figli e per i nostri cittadini. Credo che avere comunque alla base un minimo di conoscenza delle nostre radici sia comunque alla base di qualsiasi vita civile per il bene di tutti. Se dovessi ricordare in questo momento l'incontro, tra gli incontri che sono stati fatti, la persona che ti ha lasciato maggiormente un segno, un qualcosa, che ti ha cambiato un momentino, quale fra le tante che abbiamo incontrato? Vabbè, forse perché sono legato anche da un... non da un rapporto personale, perché l'ho incontrato proprio quella sera. Forse perché è stato il primo incontro che abbiamo organizzato ed è quello che in qualche modo mi ha lasciato un po' il segno, forse per anche per il tema, che quello dei giovani, ed è stato proprio appunto Don Antonio Mazzi.
forse perché nel suo modo, col suo modo di fare, credo che abbia trasmesso a tutti i presenti, me lo ricordo, era febbraio 2006 esattamente, aveva trasmesso appunto questa grande voglia, questo grande amore che lui ha proprio per la nuova generazione, per i giovani. E quello un po' che stiamo facendo noi, cioè quello che vogliamo fare, che stiamo facendo, è appunto quello di trasmettere cultura, trasmettere qualcosa che possa rimanere, che sia una traccia un po' a tutti quelli che in qualche modo ci hanno seguito in questi anni. Ecco, Don Antonio Mazzi sicuramente è stato un po' un personaggio che in tal senso, col suo modo di fare, ha voluto trasmettere. E vorrei anche ricordarti, vabbè, sono tutti stati incontri molto positivi, perché ognuno comunque ha dato a livello di del proprio settore, quindi dei messaggi da piacere. Però è stato anche più che un incontro, pubblico, l'incontro che abbiamo avuto, se ti ricordi, a Ravenna con un altro, questo è un cardinale però, Ersilio Tonini. Quindi un personaggio che anche lui con una voglia, anche se ha più di 80 anni, però con una grande voglia. 90 anni, ha ancora una grande voglia di trasmettere e dare e dire qualcosa. Quindi, poi, sai, ogni incontro è stato sicuramente positivo, però io ricordo veramente con grande piacere questi due. Il dottor Alessandro Azzi, l'avvocato Alessandro Azzi, come tu sai, ci ha scritto una lettera con delle parole che si sono meritate l'editoriale del prossimo numero del nostro giornale, perché credo che sia una sede degna per rappresentarlo. E sono parole che sicuramente premiano gli sforzi dell'associazione, premiano gli sforzi degli organizzatori, e dicono questo in buona sostanza: che bisogna guardare vicino per pensare lontano, che è un po' il motto che abbiamo voluto usare e adoperare per il Carpine d'Argento. Una conferma che si era visto lontano nella foresta, il Presidente aveva visto lontano nel volere questo motto, e che potrebbe essere anche, diciamo così, il percorso, mi auguro lungo, dalla nostra associazione, del nostro giornale. Hai qualcosa da aggiungere? No, guarda, sicuramente, perché credo che 6 anni vissuti intensamente siano la riprova di un collante, che non è solo dovuto a un rapporto così superficiale, cioè vuol dire che in particolare con te c'è proprio un rapporto che va oltre, nel senso che in qualche modo entrambi forse abbiamo la stessa visione nel voler far cultura sul territorio. Quindi questo sicuramente ci permette, tu nel tuo settore, quindi come direttore del giornale, io come presidente dell'associazione, nel nostro piccolo, di dare sicuramente una voce, però quella voce, sai, tante voci. È con le voci che si diventa. Appunto. Sicuramente sono convinto che è quel lavoro che stiamo facendo, un lavoro che potrà dare ancora in futuro grandi soddisfazioni. C'è qualche progetto nel futuro? Vogliamo mantenere tutto nel... No, io direi... Prima manteniamo una certa riservatezza. Presidente, ti ringrazio a nome dei nostri lettori, che sono tanti, fortunatamente, che ci seguono, molti ci seguono con passione e sicuramente apprezzeranno questa tua intervista. Grazie a te.